Niente, oggi non ce la faccio proprio. Sarà la decima volta che ripeto questa scena. Non ce la faccio. Sono in una baracca. Mi sono fermato in bicicletta per un tè. Per bere il solito chai che tutti offrono qui in Turchia, gentilmente. Chiedendo appunto un posto dove mettere la tenda, mi hanno invitato dentro e mi hanno lasciato praticamente le chiavi qua della baracca del posto, quindi faccio il custode per oggi del mitico signor Farri, gentilissimo, e così gli faccio un po' la guardia e le sue cipolle che ha qui fuori, una catasta di cipolle enorme. Vabbè, a parte questo, sono diretto verso la Georgia. Ho cambiato i piani, non passo per l'Iran, provo a passare la Georgia, l'Azerbaigian e arrivare in Turkmenistan con questo benedetto ferry boat che non si sa bene se esista, se non esista, quando arriva, non lo so, comunque questa è l'avventura, sono contento. Dopo un paio di giorni un po' monotoni, anche per via dell'influenza, ricomincio a essere nel mood giusto. E ieri ho dormito dopo 85 km, non sapevo dove andare, non avevo le luci, iniziava a fare scuro. Mi sono fermato nella solita petrol station, dove ho chiesto al padrone del ristorante, al boss, questo era veramente un boss, tutto impettito, con i baffi ottomani. Stare tranquilli, il muazzin che parla. Vabbè, come dicevo, appunto ho trovato rifugio fuori dal ristorante, abbiamo fatto montare la tenda di fuori sul cemento, senza picchetti, senza niente, con una fila di camion a 2 metri praticamente. Mi sono svegliato e erano tutti curiosi e contenti di avere lì una persona che dormiva in tenda nel petrol station. Vabbè, detto questo, oggi appunto sono qui in questa baracca fantastica, finalmente dopo 2 settimane di campeggio in tenda potrò dormire finalmente su almeno su un divano, perché sono a pezzi. E basta, prima città, prima fra virgolette meta di questa settimana sarà Samsung, dove mi ricongiungerò, dove ritroverò il mare, perché adesso sono nell'entroterra turco, sempre vicino alla statale. Okay.